Ehi, salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di Random Creation. Oggi stavo facendo una sfida che hanno fatto sul forum per noi moderatori, che poi non so perché è solo per noi moderatori, ma penso possano partecipare tutti, di fare un convertiplano simile all'Osprey. Adesso questo ci assomiglia più o meno, tranne per i motori jet, ma shh, dettagli. Appunto di fare un convertiplano senza usare la mod che non mi ricordo come si chiama, qualsiasi mod tranne quella che praticamente vi dà le parti già fatte. Intanto io devo togliere sta cosa perché rompe, io ti metto là sopra, bene, e quindi, ah già, ok, quindi ho usato Black Axe, che ho già fatto vedere un po' di tempo fa per la capsula, robe strutturali, eccetera, e i carrelli, poi i pezzi stock, la fire spitter per le eliche, che sono qua davanti. Ho messo quelle elettriche pieghevoli che, siccome non fanno niente di spinta, sono solo estetiche. Ok, motori jet per velocità di crociera, e poi vabbè, 6S glitchati ovunque, una stiva con dentro. Adesso ho messo una cosa di prova, c'è cioè un serbatoio, un paracadute e basta, ma si può mettere quello che si vuole. Per far ruotare le nacelle ho messo questi motori qua, che non so come si chiamano perché non sono esperto. Rotatron? Sì, questo. Oddio, no! Fail! Torna dietro, ok. Ma si sono chiusa. No, qui questa è no, troppo grande. Questa è già. No, niente, basta. Allora sì, lanciamo. Oh, lancia. Poi semmai per quella sfida linko il video. Penso valga. Spero. Ok, mettiamo i freni. Allora, non ho neanche dato il nome al servo con. Allora, servo control, girati. Mettiamolo più o meno verticale. Intanto non ho potuto mettere cavi, quindi è tutto traballoso. Allora, action groups 1, apre le eliche. Action groups 2, accende i motori elettrici. Action groups 3, i motori jet, e Action Groups 4 la stiva di carico che si glitcha leggermente nel qua, non so come chiamarli, insomma, le cose delle ruote, ma dettagli. Allora noi acceleriamo, però questa cosa non decollerò mai. Quindi abbassiamo, accendiamo anche i motori jet. Attendiamo. Non ho. Perché ho l'infinite fuel? Tirati via, ok. Ok, è molto stabile, devo dire. Ora ci ho messo delle batterie in modo che abbiamo un po' di tempo prima che i motori elettrici consumano un botto. Intanto io ho disabilito l'SIS e è stabilissimo. Quindi intanto noi spegniamo i motori jet e ritraiamo le eliche. Ok, è tornato in posizione. E praticamente è diventato un aerojet a tutti gli effetti. Notare 4 di corrente produzione, anche perché ho messo generatori termoelettrici ovunque. Tutti qua. Batterie, 6S, winglet. Giusto un po'. Giusto un po'. Ed è molto manovrabile, forse troppo. L'unico problema è l'atterraggio, perché non sono capace di far atterrare sto coso. Intanto noi sganciamo il nostro carico.
che è un coso con il paracadute. Voi potete mettere quello che volete. Riswitchiamo qua perché altrimenti. Ok, dovrebbe aprirsi il paracadute a momenti. Ok, si è aperto. Il fuel è solo delle. Cioè, nel senso. Qua ci sono degli SIS, però dentro c'è il serbatoio. No. Allora, forse ho glitchato un po' troppa roba. Nye. Non questo, vabbè, qua dentro c'è un serbatoio da 90 di fuel, ok? Io devo ancora capire perché questo coso vira leggermente da una parte. Non ho ancora capito il perché. Ma è simmetrico. Spegniamo i motori jet, apriamo. Motori jet. Alziamo le nacelle, carrelli fuori, vediamo se riesco a far atterrare sta cosa. Perché ogni volta lo faccio esplodere perché non sono capace. Allora, un po' indietro. No, consuma troppa corrente lo stesso. Vediamo di scendere. Piano. Ok, siamo allineati. Lasciamolo ricaricare un po', sì, è un po' un problema questo sistema, ma è il prezzo di avere le eliche pieghevoli. Allora. Ce l'ho fatta, sì! Più o meno, ok. Abbiamo toccato con la coda, ma dettagli. Spegniamo i motori. Chiudiamo. Spegniamo. E rimettiamo. A posto. Notare la visuale che si sposta, perché si sposta anche il centro di massa, ok. E questo era il mio. Oh mio Dio, l'SIS. Troppi SIS. Intanto l'hanno fixato, non l'hanno fixato ancora, non vola sterzo, niente, vabbè, questa era la mia non replica perché non è una replica, il mio convertiplano per la sfida del forum, spero sia valido il video, penso di sì. Vi direi che adesso lo facciamo partire come aereo e lo facciamo schiantare. Oh, già fail. C'è una centrale elettrica per far andare. No! Ecco. Serbatoio. Una ruota. Serbatoio, una ruota. Teletrasporto! Yuppie! Viva la fisica di Kerbal! Vabbè.
Un saluto dal team di Carbon Italia da Alberto. Ciao.